Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono JoePad17 e oggi siamo tornati su Jurassic World Evolution per un nuovissimo episodio. Perfetto ragazzi, bentornati su questo titolo. Nello scorso episodio sono riuscito finalmente a produrre una coppia di tirannosauri. Ho creato naturalmente un recinto adatto a loro e poi all'improvviso è apparso un mosasauro sull'isola. Oggi ragazzi costruiremo un recinto per il mosasauro e vi mostrerò anche come realizzarlo. Nel frattempo, come sempre, vi ricordo di dare un'occhiata alla descrizione di questo video perché potete trovare tanti link utili se siete interessati ad acquistare questo videogame. Se volete acquistarlo in digitale come ho fatto io, vi consiglio di comprarlo su Instant Gaming. Anche in questo caso trovate il link in descrizione. Ok ragazzi, rieccoci qua. Questo è tutto quello che per il momento ho costruito durante i vari episodi della serie. Volevo iniziare modificando i nomi dei due tirannosauri. Allora, uno l'ho chiamato Exit, ma in realtà potremmo chiamarlo T-Rexit, visto che nello scorso episodio cercava ogni 3x2 di scappare. E all'altro tirannosauro gli possiamo dare un nome, diciamo, un po' più normale. Fatemi vedere dove caspita. Ah, eccolo qua. Mamma mia, come si mimetizza molto molto bene. Allora, lui lo chiamiamo semplicemente Rick. Perfetto. I nostri paleontologi nel frattempo hanno recuperato altri fossili. Ho già completato il genoma di Deinonychus, quindi possiamo venderli, così ci facciamo anche un po' di soldini. Nel frattempo facciamo che estrarre il DNA da tutti questi fossili. Ho già 31 milioni di dollari. Molto presto, non vi preoccupate, creeremo un'arena dove far scontrare i vari dinosauri, visto che me lo chiedete sempre. Guardate qua. Stavano lottando per decidere chi è l'alfa. Perfetto, devo stare attento perché se muore uno dei due bisogna immediatamente sostituirlo, dato che questi due tirannosauri amano stare in coppia. Ve l'ho detto, T-Rexit è sempre attaccato alla recinzione, vuole sempre scappare. Questo ragazzi è il mosasauro, come potete vedere sta nuotando nelle acque di questo laghetto. Allora, direi che potremmo quasi quasi realizzare un recinto per questo animale proprio al centro dell'isola. Il mosasauro naturalmente non è stato inserito all'interno del gioco, semplicemente che cosa ho fatto? Ho utilizzato la sabbia come colore di fondo e poi con il colore roccia ho cominciato a disegnarlo. Allora, tornando a noi, come vi dicevo, volevo costruire una stazione della monorotaia qua. Perfetto. E adesso possiamo dedicarci alla costruzione del recinto del mosasauro. Potremmo far che piazzarlo proprio qua. E voilà, ed eccolo qua. Allora, dobbiamo praticamente piazzare l'acqua in tutto il recinto. Ok, ottimo. Un mega lago qua al centro del parco. Poi, naturalmente, ci possiamo piazzare magari anche delle piantine acquatiche. Eccole qua. Proprio soltanto qualcuna, non troppe. Come vernice di fondo mettiamo la sabbia, perché in questo modo si vedrà molto molto meglio. E adesso direi di piazzare anche un paio di gallerie panoramiche per permettere così ai nostri visitatori di poter osservare l'animale. Allora, per costruire le due gallerie panoramiche dovete lasciare una piccola porzione di terreno, perché sennò non riuscirete a piazzarle. Adesso direi di costruire una strada che passi davanti al recinto. Facciamo la stessa cosa anche da questa parte.
Perfetto. E adesso non ci resta che disegnare il mosasauro. Bisogna partire dalla testa, poi creargli immediatamente le due zampe anteriori, il corpo, le due zampe posteriori ed infine la coda. Ed eccolo qua. Ragazzi, finalmente ce l'ho fatta. Come vedete non è semplicissimo disegnare il mosasauro. Assomiglia molto a quello che avevo già creato nello scorso episodio. Adesso magari con calma lo rifinisco, però direi che l'animale c'è tutto. Facciamo immediatamente che aprire i rifugi di emergenza, perché naturalmente doveva scoppiare proprio in questo momento una tempesta. Nel frattempo dobbiamo anche tirare via questo Struthiomimus. Speriamo che i carnivori non si agitino troppo. Potremmo fare che piazzare una mangiatoia qua davanti a questa galleria panoramica, in modo che se il nostro mosasauro ha fame può andare a rifornirsi di cibo proprio in quel punto. Nel frattempo è morto un altro Struthiomimus. Adesso moriranno tutti insieme, perché li ho creati praticamente tutti insieme. Ok ragazzi, come immaginavo, i carnivori stanno prendendo a testate la recinzione e te pareva che il tirannosauro riusciva a buttarla giù. I raptor fanno un po' più di fatica, ma i tirannosauri veramente due capocciate e ti tirano giù la recinzione. Potremmo definirlo anche come un cucciolo di mosasauro però, perché effettivamente è un pochettino più piccolo rispetto all'altro che avevo creato nello scorso episodio. Ok ragazzi, sono praticamente morti tutti i Triceratops. Dobbiamo produrne altri. Direi di farlo immediatamente. Ah, guardate, abbiamo anche già a disposizione la velocità incubazione 4. Facciamo che aumentare la capienza e il tasso di successo. Allora, adesso abbiamo il genoma del Triceratops al 100%, quindi possiamo produrre dei gran belli animali. Vai con Alpino. Ok ragazzi, i Triceratops sono pronti e poi ho tolto la recinzione che separava il recinto dei Triceratops da quello degli Struthiomimus. Così possiamo produrre anche degli Struthiomimus senza doverli poi addormentare e spostare nell'altro recinto. Poi andando a fare delle ricerche online ho scoperto tante belle cosette, quindi penso che continuerò a giocare ancora per molto tempo a Jurassic World Evolution, non vi preoccupate. Ho in mente tante belle cosette per quanto riguarda questo videogame. Eccolo qua, il secondo. Questo è leggermente più scuro rispetto all'altro Triceratops. E adesso l'ultimo. Eccolo qua. Questo ha la cresta dorata. Anche lui è contento di trovarsi dentro questo recinto. Allora andiamo a vedere un attimo se magari posso creare un altro piccolo recinto o liberare degli altri dinosauri. Abbiamo il 98% di genoma di torosauro. Ragazzi, andatemi a recuperare ancora un fossile di torosauro, almeno lo posso realizzare. Dove caspita si trova il torosauro? Qua. Sì. Perfetto. È morto un altro Struthiomimus. Vabbè, ma adesso tanto li sostituiamo tutti, non è un problema. Oh, sono riusciti a recuperarmi ancora un fossile di torosauro.
Facciamo che estrarre immediatamente il DNA. Ne voglio produrre due o tre da liberare insieme ai Sinoceratops e ai Triceratops. Poi non vi preoccupate che ho già una bella idea in mente per il prossimo episodio. Perfetto, i tre Struthiomimus sono pronti. Allora facciamo che liberarli. Le ho creati di tre colori diversi. Liberiamo anche il secondo. Tra tutti i dinosauri che per il momento ho prodotto e ho già liberato, qual è il vostro preferito? Fatemelo sapere magari, ragazzi, con un bel commento qui sotto. Nel frattempo liberiamo anche l'ultimo Struthiomimus. Sicuramente, grazie Sinoceratops, ti sei messo in una posizione perfetta. Ok, eccolo qua. Li ho prodotti giusto giusto in tempo, anche perché qua questi qui stanno morendo come se non ci fosse un domani. Non ho fatto passare le girosfere all'interno del recinto dei Velociraptor apposta, eh. È una cosa volontaria. Ok ragazzi, visto che me lo avete chiesto, sto dando un nome a tutti e quattro i Velociraptor in base ai colori. Mi manca solamente blu. Per il momento non è l'alfa, ma non vi preoccupate che potrebbe diventarlo da un momento all'altro. Allora, iniziamo a produrre anche i torosauri. Adesso abbiamo il 100% del genoma di questo dinosauro. Facciamoli di due colori diversi, aumentandogli naturalmente la longevità. Il sociale 2.13, 2.5, 3.6, 1.4. Così va bene. Così, dovessimo perderne uno, abbiamo il tempo per produrne un altro senza che il superstite vada fuori di testa e cerchi di scappare. Allora, il Crichtonsaurus è pronto. L'ho creato con le caratteristiche che mi aveva chiesto la dottoressa. Eccolo qua. Purtroppo per il momento ho solo due colori disponibili. Signore e signore, ora sì che ci siamo. Non è emozionante scoprire fin dove possiamo spingerci con le nostre competenze scientifiche? Sì, sì, molto emozionante. Adesso lo addormentiamo e lo spostiamo nell'altro recinto. Qui i T-Rex, come se la viaggiano, bene. Sì, comunque mi sono sbagliato e l'ho creato di colore base. Sta per mangiarsi questa capretta. Voilà. Bye bye capretta. Mamma mia. Ragazzi, i due torosauri sono praticamente pronti. Facciamo che liberarli. Eccolo qua il primo. Vedete, è molto diverso dal Triceratops. Ha una cresta molto più lunga. Senza tragedie. Quindi ottimo lavoro con quel contatto. E fin lì. Popolazione. Un toro. Ci sono. Dico bene. Ah, ok. Ui, è il limite. Di dinosauri di dimensioni medie. La popolazione è al limite. Liberiamo ancora un torosauro, ma mi sa che la popolazione è al limite. Questo è un po' più rossiccio. Guardate che bello. Questo è molto più rossiccio. Forse è la prima volta che ne produco uno di questo colore. Però adesso abbiamo un problema, perché ci sono troppi dinosauri all'interno di questo recinto. Infatti per il torosauro siamo già oltre il limite con la popolazione. Potrei far che vendere un Sinoceratops. Dispiace, però è l'unica soluzione possibile.
non posso assolutamente metterli nel recinto con i Parasaurolophus e compagnia bella. Conviene vendere un Sinoceratops per evitare che venga fuori un patatrack. Anche perché questo Sinoceratops è già oltre le aspettative di vita. Quindi se riusciamo ad addormentarlo e lo vendiamo, mamma mia, povera Jeep, magari recuperiamo ancora qualche soldino. Perfetto, siamo riusciti a venderlo. Va bene ragazzi, direi che possiamo terminare questo nuovo episodio di Jurassic World Evolution qua. Abbiamo liberato, con molte virgolette, un mosasauro all'interno di un recinto. È veramente un gran peccato che non abbiano ancora aggiunto questo animale all'interno del gioco e non so se lo aggiungeranno mai. Probabilmente in un Jurassic World Evolution 2 sì, ma in questo non si sa assolutamente nulla. Comunque ragazzi, se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo episodio sempre qui su Jurassic World Evolution. Alla prossima ragazzi!